Eccoci qua ragazzi, nuovamente col mio caro fratellino a commentare questa nuova puntata. Oggi mettiamo un po' di fiorellini per abbellire il nostro piccolo giardino, anche se sinceramente io la ritengo una gigantesca cazzata. Ma a paradosso mi piace il giardino fiorito, carino, elegante. Secondo me è uno spreco di spazio che potrebbe essere utilizzato tranquillamente per coltivare. Comunque lui vuole fare il suo bello giardino, contento lui. Adesso inciniamo un po' la terra. Giusto per creare un po' di vita, anche se visto che sta tramontando il sole ho paura che fra poco più che vita ci sarà morte e con decisione tutti gli zombie che verranno a frantumarci coglioni. Sì, ho capito, devo avere un atteggiamento un po' più positivo. Ok, va bene. Dicevamo, perché non si è fermato? Sì, vabbè, ho capito, cerchiamo di vivere in pace, cerchiamo di andare a letto. Fassi una cosa, io i commenti te lo faccio, però sinceramente non è che mi devi guardare storto, eh? Dicevamo, ci siamo un poco ingrippati, perché lui ha intenzione di fare. Allora, che cosa vuoi fare oggi? A parte ingozzarti. Che vuoi fare? Ah, ho capito. Oggi ci dedicheremo a migliorare un poco il posto dove viviamo. L'ultima volta mi ricordo che avevamo costruito questo bel pontile, che alla fine è diventato un bellissimo crocifisso. Poi abbiamo costruito questo percorso per camminare sull'acqua come il novello Gesù Cristo. E adesso mi sa proprio che oggi ci divertiremo a allungare ulteriormente questo passaggio pedonale sull'acqua. E sinceramente io la ritengo una emerita cazzata costruirsi un gigantesco ponte sull'acqua, che dovremmo poi riempire di torce perché qua spumerà viva di Dio proprio. Fratellino, esiste un tasto sci... Ah, ho capito. Ok, abbiamo costruito questo gigantesco obelisco sott'acqua perché volevi creare che cosa? No, ti prego, no. Vuoi costruire una piattaforma in mezzo al mare? Non ci credo. Sta segnando la cosa, non è per caso vuoi cominciare a fare anche in questa serie le tue coltivazioni marittime al largo, che poi dovremmo riempire di terra? Non mi dirai che vuoi fare questo? Ah, meno male, non vuoi fare questo. Se no non avessi fatto questa pila di centrale, perché in questo punto ci dovrebbe essere l'acqua. Però finisci i mattoni e io vorrei capire dove vuoi arrivare. Tu veramente vuoi raggiungere quelle isole là costruendo mattone su mattone un ponte infinito? Io non ci credo.
sembra una cosa qua, esatto, se capisco bene. Ok. Contento tu. Sto sembrando la serie tua, ci puoi fare quello che ti pare. Però sinceramente ho paura che chiunque vedrà i tuoi video si farà i coglioni talmente gonfi che... veramente vuoi consumare tutto quello che abbiamo raccolto fino a ora per costruire un ponte? Contento tu? Allora, poi sei tu che rischierai di farti rompere generosamente il culetto quando dovremo tornare in miniera a recuperare altro materiale che vorrai sicuramente costruire qualcos'altro. Va bene. Scusa, questo fatto che vai avanti e indietro, non lo potremmo tagliare? Scusa, non volevo dire una bestemmia del genere. Sono sicura che alle persone piacerà da morire vedere ogni minima tua azione e gioco. Sicuramente avrò fatto io una stella proprio. Lo sai, il rumore di tu che piazzi sti mattoni, a me mi suona due palle, 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 due palle. Vedi? Il rumore è segno, no? E mi sa che tu veramente la raggiungi quell'isola. Scusa, non sarebbe stato molto più comodo costruire delle barche? Ti puoi fermare un attimo a rispondere facendo un segno con la testa, sì o no? No, va bene, ok. Fai quello che cazzo vuoi. Io ho sentito qualcosa che cadeva in mappa. E probabilmente potrebbe essere uno zombie, per cui ti conviene piantarla di camminare all'indietro con i gamberi e dare un'occhiata per vedere se ci sta veramente qualcuno. No, erano secche, va bene. Continuiamo a costruire questo lungo, enorme, mastodontico ponte. Io mi auguro che tutto questo abbia uno scopo, a parte il fatto che vuoi arrivare probabilmente in quella insenatura per collegare le due isole per poterci camminare. Scusa, tu vuoi arrivare a quelle due isole, giusto? Ma per caso vuoi anche scendere sottoterra per cercare di... No, perché ho il dubbio che tu voglia... Diciamo che il dubbio sta per diventare certezza. Tu vuoi scendere sotto terra? Vabbè, non stiamo in hardcore, penso che... Ah, ma naturalmente lo voglio dire a chi non lo sa, che questa è la prima volta che, paradosso, si cimenta con la 1.8.2, se non mi sbaglio. Siamo a marzo, perciò quindi è la 8.2, credo.
Maiale? Allora, i maiali ti hanno salutato, non mi rispondo? Oh, mi sa che sta roccia così, manco a farla apposta, potevano farla. Una bella visione dall'alto. E non si vede casa nostra. Un maiale che deve morire. Lava, carbone, materiali vari. Io direi che visto che sta per incominciare a tramontare il sole, sarebbe ora di... Ah, non abbiamo finito. Ah, ho capito. Era logico che un po' di torce ci volevano. Allora, secondo me sta sperando una marea di torce. Io ritengo che questa parte poteva essere tranquillamente velocizzata, sono sicuro che nessuno dei tuoi utenti sarebbe dispiaciuto di vedere un po' più velocizzata questa parte e magari potevamo anche farlo più lungo l'episodio. Non lo puoi mettere in mezzo. Ah, si può. Ah, si scende, non lo sapevo. Ma probabilmente neanche altri lo sanno. Sì, hai costruito l'autostrada sul mare. Secondo me dovrebbero chiamare per poter progettare il ponte sullo stretto di Messina. 10 a 1, saresti l'ingegnere perfetto. Come cazzo hai fatto a piazzarla là sopra? Ho paura che per fare tante torce se ne andrà via un sacco di carbone. Per fortuna abbiamo visto che su quell'isola giacimenti di carbone ce ne stanno, per cui non credo che sarà un problema procurarsene dell'altro. Ragazzi, voi che seguite il video di Paradosso, potete scrivere nei commenti una piccola grazia. Devi saltare la fase noiosa di gioco e far vedere principalmente le cose più cool. Magari questo se glielo dite voi, mio fratello, diciamo, cercherà di accontentarvi, no? Perché se mai glielo dite voi, io ho paura che lui non taglierà niente, vi farà vedere minuto dopo minuto, secondo dopo secondo, tutto quello che combina qui. Se a voi vi piace, sono sicuro che non è un problema, ma se agli altri non piace... Per piacere, diteglielo di fare dei tagli, anche piccoli. Ecco, questa musica mi fa capire che mo saranno cazzi amari. Ma probabilmente questi cazzi amari li vedrete nel prossimo episodio. Per il momento penso proprio che più che altro ci dobbiamo prendere un po' di latte, perché se lui vuole andare a rompere i coglioni alle streghe, il latte sarà necessario. E fortunatamente la strega è scomparsa. Ricordo, stavolta non si ammazza nessuna strega. Per cui...
Mentre noi andiamo ancora in giro a cercare la saga, ci salutiamo qui. E ci vediamo all'episodio 18. Ciao!